tutti per lui, capocannoniere del campionato, fra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida. Un saluto da parte di Piero Gipardo, benvenuti al match di oggi con me, come sempre, Stefano Nava. È sempre un piacere, Pier. Stefano, cosa pensi della partita dei padroni di casa? I tifosi hanno chiesto a gran voce la qualificazione in Europa la prossima stagione, i giocatori si stanno accontentando, è però ancora presto per cantare vittoria, dato che mancano tante giornate al termine del campionato. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. Si schierano in campo col 4-3-3, modulo decisamente a trazione anteriore. I due attaccanti del tridente girano presumibilmente larghi, cercando magari di mettere palloni in mezzo per la punta centrale. Pallone profondo per Santi Cazorla! Gran palla, pericolo! Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. È una delle stelle in campo quest'oggi. È stata una vera e propria macchina da gol nelle ultime tre uscite e oggi potrebbe creare più di un grattacapo alla difesa avversaria. Punta l'area. Può andare al cross. Cross raccolto facilmente dal difensore. Si propone Bacca. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Occhio al suo movimento. Berezinski. Oggi vedremo se la sconfitta rimediata nell'ultima trasferta è stato un semplice passaggio a vuoto o se c'è dell'altro. Li vedo favoriti per questa sfida, Pierluigi, anche se vengono da una sconfitta per 2-1. Non riesce a fermare l'attaccante. Troppo più forte di lui in questa circostanza. Calcio di rigore che sembra indiscutibile. L'arbitro è stato clemente in questa occasione, poteva starci, credo, anche il cartellino. Ha commesso un brutto fallo, poteva andargli anche peggio. C'è l'errore! Cosa ha sbagliato, Pierre? Berezinski. Occhio al pressing. Santi Cazorla. E possono ripartire. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Si avvicina all'area. Buona la chiusura. Berezinski. Santi Cazorla. Provano con il pressing. Pisacane. Bacca. Ci sono metri a disposizione. Sventa qui la minaccia. Berezinski. Mamma mia, cosa ha fatto qui! Intercettano bene il pallone. Santi Cazorla. Berezinski. C'è spazio per andare. Bravi qui a bloccare tutto. C'è il triangolo. Pallone interessante. Guadagna metri verso l'area. Difesa un po' in difficoltà qui, non riesce a spazzare. Poteva far di meglio
su questo colpo di testa. Forse non se l'aspettavo, più semplicemente non è riuscito a indirizzarla come avrebbe voluto. Capita. Occhio, cerca l'area di rigore. Voleva sorprendere la difesa, ma qui è finito in offside. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Guadagna metri, punta la porta. La mette in mezzo. Male qui la difesa, attenzione alla palla gol. C'è un buon anticipo. Carlo spacca. Ha recuperato il pallone. Arbitro che ferma il gioco e dunque si riprenderà con un calcio di punizione. E l'arbitro manda tu. Pioggia pesante mentre sta per cominciare il secondo tempo. Punta l'area. Brutto passaggio, pallone che finisce in fallo laterale. Brutto passaggio, recupero facile. Sembrava fallo, ma si gioca. Via, via, via. Duello tutto di forza. Interrompono bene l'azione. È chiamato certamente a migliorare la sua prestazione nella ripresa dopo un primo tempo così così. Prestazione mediocre fin qui la sua. Deve fare qualcosa di più se vuole Non può sbagliare da lì. Para senza nessun problema qui il portiere. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Ottima la chiusura, ferma l'azione. Tackle con il pallone che termina dunque in fallo laterale. L'allenatore vuole cambiare qualcosa. Difende bene il pallone. Apre il gioco. Ottimo intervento. Bacca. Ci sono metri a disposizione. Bravo qui l'attaccante, attenzione però al pressing. Palla spazzata in calcio d'angolo, intervento decisivo del difensore. Ci sarà un cambio. Occhio al tiro della bandierina. Portiere chiamato in causa qui, direi non troppo difficile. Pisacane. Occhio al suo movimento. Potrebbe crossare. La respinta di pugno. Bacca. Va con il possesso palla. Cerca il secondo palo. Occasione. Si propone Bacca. Berezinski. I compagni si fanno vedere. Intervento comodo della difesa.
guadagna metri. Ottimo intervento difensivo. Arbitro che concede il vantaggio. Scelta giusta. Cerca il sostegno dei compagni. Adesso attacca la testa bassa nel tentativo di recuperare il punteggio con gli attaccanti pronti a sfruttare i cross. Le indicazioni dell'allenatore sono buttare palloni lunghi in area. Evidentemente vuole sfruttare l'abilità dei suoi attaccanti nel gioco aereo. Punta l'area. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Guadagna metri verso l'area. Attenzione perché c'è una nuova possibilità. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Hanno spezzato bene la trama qui. Punteggio di 0-0, match ancora tutto da decidere quando mancano 5 al traguardo. Restituisce bene il pallone. Palla in mezzo dopo un buon intervento. L'allenatore decide di togliere uno dei giocatori su cui c'erano sicuramente più attenzioni per questa sfida. Gara non memorabile la sua. Continua a offrire grandi palloni ai compagni. Il quarto uomo segnala 2 minuti di recupero. Grande recupero, ha letto benissimo la situazione complicatissima. Intercetta palla e sventa il pericolo. Ottima la lettura del difensore. Partita che si chiude dunque sul risultato di parità.